Lo devi chiedere a Mandarino perché è lui che va a fare la spesa. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio della serie su Farming Simulator 15. La Oggi droga. No, basta. Basta, basta. Oggi, come sempre, in mia compagnia c'è Giuliano. Ciao a tutti. Allora, io sto defogliando qui e raccogliendo le patate perché ci serviranno molto probabilmente, sempre se sono le patate, i famosi Heart Fruits, per dare da mangiare ai maiali. Ho sistemato anche un pochino tutto. Qui ho il Lamborghini da portare sempre dai maiali. Ecco, vedete, qui si può ricaricare la nostra cisterna. Vedete che c'è il coso qua, come si chiama? Il tubo. Ora la ricarichiamo e dopo portiamo i maiali anche questa. Gli diamo un bel po' d'acqua. E poi andremo a dargli patate e la razione mista che ho portato, visto che ho portato là il caro miscelatore l'altro giorno, e quindi stavolta possiamo dargli da mangiare anche la razione mista. Intanto facciamo passare quel pazzoide qui col same e un randazzo. Oh, ma che suoni! Dove la carichi quella botte lì? Ma Lì dove c'è quel tubo lì che vedi a destra sul ponte. è lì? Ho visto che hai guardato bene la presentazione dalla mappa. Complimenti. Oh, l'ho fatto andare in due per. Va bene, lascia stare, va. Allora. Già che parli veloce, dopo quel 2x non si capisce un cazzo, quindi ho visto solo le immagini. Io parlo veloce, ma quando? No, non è vero. Io parlo veloce, ma quando hai detto? Io Ma parlo veloce. sta zitto. Ecco, vedi perché io devo passare in mezzo alla foresta, snupirla. Ok. È la selva oscura. Lui passa sempre in mezzo alla selva oscura. Eh sì. Allora, oggi alimenteremo gli animali ancora, vediamo se riusciamo a finirli una volta per tutte. E dopo, vabbè, tra le varie battute di Giuliano e quant'altro, parleremo Madonna, del. sta sedia del cazzo ancora si è rotta. Eccolo là. Ma io devo cambiarla. Ragazzi, consigliatemi nei commenti che sedia Ma comprare. Compro che. una sedia da gaming o una sedia dell'IKEA. Magari qualcuno ha la Marcus, così magari qualcuno mi sa dire se c'è qualche bella sedia. Io ho una Ecco, è sedia quello che ti del. sponsorizza. Senti, senti, senti. La Rossi ha pagato il mio router. Io c'ho una sedia da La gaming, se vuoi chiamarla da gaming, e della marca Eros, vabbè, non è che devo fare. No, però mi trovo molto bene così. Volevo prendere anche io quella dell'IKEA, però mi sono sempre trovato bene con questa, quindi ho deciso E infatti no, di. è già la decima che compro, capite? Lui sa sempre. No, Che veramente. È molto. No, no, veramente è bugiardo! comoda, poi di pelle così, però. Vabbè, d'estate sudi. C'è da dire che un pochino Madonna. si suda, a meno che non abbia il clima, però se tipo avete le finestre aperte è un pochino sudate, ovviamente. Fate la poccia sopra la pelle, la poccia di Esatto. sudore. No, vabbè, non è che sudi più di tanto perché è abbastanza traspirante. Ok, abbiamo dato anche l'acqua qui. No, comunque la sedia è buona. Comunque cambiatela perché sennò un giorno o l'altro voli giù dalla sedia, picchi la testa. Ecco, Quando stavo registrando Eurotrack sono quasi caduto perché bravo. si è staccato dietro il supporto lombare e Sì. tipo sono caduto indietro quando era appoggiato una roba. Ti pareva. E il bello è che ho anche il video del fail perché a un certo punto ho beccato contro la levettina e allora ho fatto cambio di corsia, è arrivato uno solo motrice, gli ho fatto fare una specie di capriola mortale così perché ha fatto un Capriola incidente. mortale. È la fisica di Eurotrack. Ecco, Magari non l'avrei mai detto. vedrete magari dal video Sì, sarà già se... uscito quando dice Sì, questo. è Questo già qua, ma uscito, è già uscito. sì, al 100%. Questo qua uscirà tra 2 mesi. Tipo, ci siamo portati avanti talmente tanto che. Vabbè, e appunto, come avrete sicuramente notato, ho sistemato un pochino qua dei maiali. Abbiamo qui il Dezeur col mais, vabbè, il Bergman con le paglia. Poi, vabbè, qui le barbabietole, qui nell'angolo, solito. E di là ho messo. Aspetta, che metto super velocità, se no non finisco più. E di qui ho messo l'ambro, lo porto via. L'acqua, la cisterna per l'acqua e il case magno, che
verrà sostituito con un trattorino più piccolo col caricatore frontale, così non portiamo sempre qui il merlo avanti e indietro. E qui appunto ho portato la reazione mista con il caro miscelatore appunto. Ora scarichiamo, vediamo se è tutto a posto. C'è l'Oxerion libero per caso? Non lo so. E se c'è l'Oxerion libero, se l'ha scaricata. Vado su al campo 3 a erpicare. Ok. Allora, vediamo se mi ha scaricato anche la reazione mista. Perfetto, se me l'ha scaricata. Allora, produttività siamo al 50% momentaneamente, però gli abbiamo dato reazione mista, ora che devo finire di scaricare. Intanto vediamo se va avanti a scaricare. Ecco. Ah, direi che puoi lasciare pure là su la roba. La? La roba. La roba. Sì, sì, lasciala lì. No, lasciala lì che è un casino. Sta venendo giù con la roba. Ah, digli. Torelli. Respingila là. Di lasciarla là. Rimettiamo a posto il carmiscelatore, visto che ne abbiamo sufficienza di silato. I nostri animali sembrano crescere o no? Boh, sembrano più grossi, boh, forse non mi impressiona. Bah. Allora, razione mista c'è, mais c'è, earth fruits mancano, silato c'è, acqua c'è, paglia gliel'abbiamo messa. Concime lo stanno producendo e liquame lo stanno producendo finalmente. Quindi prenderei un rimorchio, mi sa che non abbiamo rimorchi liberi, o forse sì. Tu hai qualche rimorchio libero lì? Sta arrivando giù col same. Ok, vediamo se la roba la lascia qui. Ecco, qui stavo appunto. Ah, sì, vi ho già fatto vedere. Ok, riportiamo il lambo in farm e andiamo a svuotare la. Appunto le patate là dove c'è il l'Axion con la sfoglia, come si chiama là, non mi viene il nome adesso, sì, ci hanno capito, quella che spela era quella di patate, le foglie grigie, esatto. Dai, facciamo che faccio un piccolo taglio, ci organizziamo un attimino e poi ci ritroviamo a tra pochissimo. Rieccoci qua, ritornati in farm dai maiali. Andiamo subito a vedere se le patate che sono andato a prendere vanno bene per i nostri maiali. Ho fatto giusto un piccola percentuale di... Ecco, non va. Una piccola percentuale di carro, ma non va. Niente, non mi fa scaricare perché non è un prodotto accettato qui. Quindi, boh, dimmi tu Giuliano che cazzo è secondo te Earth Fruits. Perché io non riesco a capire che cazzo può essere. Ah, non saprei. Non ne ho idea. Non ne ho idea, cioè... boh. Ci mancano solo quelli praticamente perché reazione mista c'è. Grain, mais c'è, silato, acqua, paglia ci sono, ok, è erba, dovremmo provare un pochino con l'erba. Non è che è qualcosa nel multifruit, eh? Non credo, perché ce l'ho ma non mi segna nulla. Si guarda qui, adesso fa la retro. Mamma mia, sti rallati in farming. Guardalo come va. Vaffanculo. Maremma. Hola. Hola. Ce la fatto. Perché non scarica? Cavolo. Che pirla. Sono un pirla. Ci ho messo mezz'ora a fare la retromarcia. E l'ho fatta nel coso delle barbabietole. Con... e non delle patate. Oh, dai. Le. O mi fai scaricare o cosa? Ma stiamo scherzando, non mi fa scaricare neanche le patate adesso. Il trigger dov'è? Ah, forse devo venire... Ah, ok, devo venire più avanti. Non mi beccava il trigger. Intanto, Giuliano e Mister... No, chi è che era l'altro? E P, Torelli 99, state? Che state a fa'? Erpicando e seminando. Erpicando e seminando. Intanto qui ancora non mi fa scaricare le patate. Neanche... Ah, eccolo qui il trigger, ok. Scarichiamo anche le patate. Pian pianino. E basta, cioè, proveremo con l'erba a vedere se funziona. Perché se non va nemmeno l'erba, l'abbiamo preso nel kill. Perché infatti la produttività è al... Ah no, è al 100% però la produttività.
Quindi vabbè, fanculo il Earthfruit. Earthfruit e gli diamo da mangiare quel che abbiamo Ma che dato gli devi finora. dare da mangiare la terra, eh? Come la terra? Vai con l'escavatore a prendere la terra e poi gliene metti. Si mangia la terra, guarda. No, no, va bene così. Buona, dai, allora direi che siamo quasi a posto per quanto riguarda i mali. Dopo magari più avanti cominciamo con vacche e beef, visto che li abbiamo già lì in farm, siamo anche più comodi. Dopo lì ho lasciato il case, ma lo cambieremo con qualche altro trattore un pochino più piccolino, che abbia anche il caricatore frontale, magari il John Deere 6810 di MB3D o comunque qualcosa di simile. Allora, battutina che non l'abbiamo ancora fatta questo episodio. Dai, a proposito di frutta, così, no? Frutta, verdura, ortaggi. Tu sai quanto costavano le mele ai tempi di Adamo ed Eva? Sì, Le mele. le mele. Quanto costavano? L'ira di Dio. Mamma mia, mamma mia, l'ira di Dio. E pere? Era di Dio anche quella. E gli aranci? Le arance? Gli aranci. Lo devi chiedere a Mandarino perché è lui che va a fare la spesa. Ah. Vabbè, dai. Comunque, girasoli campo 5, mi sa che andremo a sostituirli con qualche altra coltura. Perché? Vengo giù con l'erpice. No, beh, basta che ci passi sopra con l'altra seminatrice che fa tutto insieme così tanto. Anzi, no, vieni giù con l'erpice, che magari lì mi pare che era abbastanza grande come campo, quindi vediamo. Sì, dai, abbastanza, mica tanto, però mettiamo giù mais, lì va, che di mais ce ne servirà parecchio per gli animali. Più anche, cioè mais, mettiamo mais persilato che ce ne serve sia al biogas che agli animali. Poi ora che ci penso dobbiamo andare a riempire una bella trincea di... No, dove sto andando? La trincea che c'è ai maiali pure quella bisogna riempirla di silato, quindi perché altrimenti tutte le volte dobbiamo fare avanti e indietro. Quindi anche là bisognerà portare silato e anche qualche balla di paglia e fieno. Ok, passiamo di qua, va. Ma cos'è che hai detto che sta facendo l'altro? Seminando? Ah, ok, niente, lo lascio lì. Tanto io vado. No! Sono schiantato contro una casa. Mi scusi, signor proprietario dell'appartamento. Pagherà Giuliano. Certo. Certo, perché no? Con tutti i soldi che ti do, sei un operaio, mi spenni, cavolo. Allora, eccoci qui. Dov'è? Ok. Oggi siamo a corto di argomenti, tanto per cambiare. Ciao. Sì. E comunque. Fammi pensare di cosa potremmo parlare. Bah, non so. Ah, mi avete scritto un po' in troppi, cioè in tanti, forse anche troppi, quando uscirà la Dettera Italica. Io della Dettera Italica non ne so quanto voi, cioè forse anche meno di voi, perché non lo so, non ho idee, non ho sentito su cast, non so niente, sono proprio all'oscuro di tutto, quindi non so quando uscirà. So solo che già dalle screen, ecco qua il timer, già dalle screen e dal video che ho visto e così, devo dire che sta già spopolando come aveva fatto con la Land of Italy, perché sembra veramente tanta roba pure questa, quindi mi sa tanto che appena finiremo cioè appena faremo un bel po' di episodi su questa mappa, dopo ci sposteremo sulla Dettera Italica e magari diciamo che è una sorta di ripresa della serie su Farming Simulator 13, per chi se la ricorda, per chi è più vecchio del canale, cioè chi è più vecchio del canale, chi è più vecchio che conosce meglio il canale. Abbiamo fatto una serie sulla Land of Italy, su Farming Simulator 2013, sempre io e Giuliano, e
e appunto magari la riprenderemo ma su Farming 13, su Farming 15 con la nuova mappa sempre italiana. E appunto la vecchia serie si chiamava Campagna all'italiana. Te la ricordi, Giuliano? No, Come no, no? Come no? Avevi fatto dai, anche scherza. un episodio proprio solo te, proprio in Sì, me la ricordo, ma solitario. stavo scherzando, credi. Stavo Oh, scusa, scherzando. scusa, scusa, No, stavo scherzando. non volevo disturbare la tua tranquillità nell'erpicare. Oh. Eau. Stai erpicando bene? Se dopo vado là, trovo sassi, Beh. trovo una ruota del trattore persa in giro, un dente del coltivatore che è partito via. No, dai, non è vero. Speraci. Spiegaci. Mi sa che forse era meglio comprare la cava da raccogli patate. Star qui a defogliare e raccogliere a sta velocità qui mi sono già rotto le Ok, quanto vai? palle. Vado a 9, 10, 9, 10. E in Come più rinunciare? ne raccoglie poche. Sì, ho capito, ma ci avrà un raggio di una larghezza di 2,5 metri, forse 3. Schifo. La roba quanto va? 16, no? Boh, parecchia. La roba è tanta roba. Veramente. Dovrebbero farla anche. Come si chiama quella che cava le patate? L'arco di patate? Non mi ricordo. Scusa, c'è cioè, quella che raccoglie le barbabietole, come si chiama? Roba Eurotiger. Beh, si chiamerà qualche altro nome, ma fa anche la raccoglie patate, non credo, sai? La roba, sì, mi pare, eh. Non penso faccia solo barbabietole. Dopo, per le patate, mi sa che c'è anche la cosa, la Holmer, che è proprio tutt'altra marca. Appunto, il DLC Holmer, famoso DLC Holmer, che E sembrava ce dovesse. lo stiamo usando tuttora, Sì, guardando che esatto, bello, cioè. bellissimo, guarda, comprato Terra subito. variant, wow. No, a parte scherzi, in teoria. Da parecchi mesi doveva uscire sto nuovo DLC della Holmer con cos'era? Terravarian? Non si sapeva un cazzo. No, si Non sapeva si è che mai c'era saputo qualche. niente. E poi che c'era una raccoglibietole e una Sì. No, raccoglipatate, ma. solo. Boh, non mi ricordo. E comunque sembrava bello anche dalle foto, screen e quant'altro, invece ancora tuttora non c'è nessuno dato certo, né va. Cioè, sono usciti prima il DLC della JCB e quello gratuito che è quello, bah. Chi lo sa, la Giants è sempre imprevedibile, cioè puoi aspettarti di tutto come puoi aspettarti il niente. Vabbè, oh, prenderemo quello che verrà, tanto noi di Farming siamo abituati a avere le cose all'ultimo. O sbaglio? No, no, non sbagli. Va bene, dai, io direi che anche per questo episodio è tutto. Abbiamo scoperto che le patate i nostri maiali non le vogliono, nemmeno le barbabietole, E che le quindi. mele costavano l'ira di Dio. Esatto, che gli Heart Fruits non esistono su Farming Simulator 15. Adesso vedi, no, Mirror, guarda che gli Heartfruit sono gli alberi. Devi portargli l'albero intero da mangiare ai maiali. Ma mangiano le foglioline, dopo devi portarlo via tutte con la pinzetta del. Esatto, va bene, dai. Noi adesso li faremo crescere i nostri bei maialonzi. Diventano 10 quintali, lo sapete che esiste in Amazzonia, no, in Amazzonia, in Thailandia un maiale gigante, né, che arriva a 11 quintali. No, veramente. Ma va, Si chiama maiale mannaro, no, non sto scherzando. National Geographic, andate a informarvi, ignoranti. guardi No, troppa dai, vattene. televisione. No, vaffanculo te la televisione, vai su National Geographic Channel. Geographic. Perché si fanno i pic? No, dai, basta. No, dai, basta. Basta, basta, basta. Chiudiamola qui. Dai, per oggi è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo come al solito in un Iscrivetevi al prossimo. canale, like la pagina Eccolo là. Facebook e ci vediamo al prossimo video. È partito il disco. Quando gli dai l'input, lui parte. Va bene, ragazzi. Un ciao da me. Un ciao da Giuliano. Iscrivetevi al canale, like la pagina Facebook e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao, ciao. Ecco.